riprendendo un po' il filo del discorso di queste ultime puntate, in cui abbiamo visto come la capacità di stupirci ci porta a riconoscere la bellezza della nostra fede, la bellezza di una vocazione. E quando dico vocazione non è solo quella sacerdotale, quella religiosa, quella consacrata, diaconale, eccetera, no, ma è anche la bellezza del matrimonio, è la bellezza della vita nel mondo, è la bellezza di una scelta maturata, libera e che mi completa. Questo stupore che mi aiuta a conoscere il mio sì a Dio, il mio sì all'uomo. Ma dobbiamo porci anche un altro quesito, ed ecco qui l'asserzione fatta già, e che noi abbiamo già citato, questa asserzione fatta da Don Luigi Giussani, che, ve la leggo così non sbaglio, la fede nasce come riconoscimento della ragione. La ragione mi porta a chiedermi per quale motivo io debba scegliere, qual è la bellezza che io vedo, per esempio, nella Chiesa Cattolica, nella tradizione della Chiesa Cattolica, anziché in altre chiese o anziché in altre visioni della vita. Non ricordo veramente, ma mi dispiace non ricordarlo, ma ve lo devo dire, un grande ateo si è convertito e ha motivato il motivo della sua conversione dicendo che lui solo nella Chiesa Cattolica aveva trovato la possibilità di essere perdonato da Dio, di riconciliarsi con Dio e con i fratelli attraverso il sacramento della confessione. Per questo pensatore, la bellezza è lo stupore, è la misericordia di Dio, è il perdono di Dio. Ma sentiamo ancora come risponde a questo nostro interrogativo Don Luigi Giussani. Come si fa a riconoscere che siamo sollecitati ad aderire a Cristo dal movimento e dalla Chiesa di Dio, dalla Chiesa Cattolica invece che da altre versioni? Solo lo stupore, ecco che torna lo stupore. È lo stupore, come per Giovanni e Andrea. Questa è la parola che spiega tutto quello che noi diciamo dell'inizio della fede. Il gesto della fede si è nucleato, è sorto ed è stato gestito in Giovanni e Andrea. Quale importanza ha per noi questa pagina prima del Vangelo di Giovanni? Per una presenza, ma era una presenza suggestiva, una presenza che colpiva, una presenza che stupiva. Ma come fa ad essere così? È tale e quale quello che viene detto in tutte le frasi che la gente con cui viviamo può dire per essere costretta a dire dell'esempio di ognuno, della nostra testimonianza. Come fanno a essere così lieti? Ma tu come fai a essere così sereno? Ciò che deve attirare chi non crede, chi non conosce il Signore, è lo stupore. È lo stupore che noi credenti dovremmo manifestare, dovremmo testimoniare vivendo la nostra fede, vivendo la bellezza della croce. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.